Oggi giornata di lunedì, giornata della luna, giornata di inconscio, giornata di sensibilità, giornata di emozioni, ma una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, lunedì 12 settembre 2022. Iniziamo dal più che mai grintoso Ariete, giornata decisamente molto intensa, molto appassionata, per i nati la seconda e l'ultima decade, ancora decisa questa presenza della luna tua alleata, che ti conferisce grande carica, grande slancio, grande coraggio in ogni frangente, quindi sia nel privato che in ambito professionale, questa capacità, questa tendenza a volerti imporre, voler primeggiare, voler sopravanzare gli altri con ancora più carica, ancora più enfasi appunto del consueto. Quindi una giornata tutt'altro che noiosa, una forma generale comunque nella media e anche una operatività, se appartieni alla seconda decade, enfatizzata da questo Marte tuo alleato, che ti consente veramente di direzionare le tue energie con molta curiosità, con molto brio, anche su più piani diversificati allo stesso tempo. Quindi una giornata veramente tutt'altro che noiosa, che ti vede veramente con una carica non indifferente in ogni frangente. Soltanto a livello mentale, se appartiene alle ultime due decadi, c'è comunque un buon equilibrio, ma per i nati da prima si fa sentire appunto questa presenza un po' rallentante di Mercurio, sia nell'ambito di quelle che possono essere le decisioni, sia nella capacità di esprimere certe tue prospettive in maniera compiuta, in maniera così efficace e rapida come di consueto. Quindi un Mercurio ancora leggermente rallentante, appunto, ripeto, per i nati la prima decade. Ambito sentimentale che procede con una sorta di media, per così dire, un'energia in campo che pare più direzionata un po' per tutti su quello che sono dei punti fermi del rapporto, più che non su il coinvolgimento, più sulle emozioni. Quindi comunque nella media una sorta di linearità, un mare calmo per quanto riguarda questo ambito di vita più privata che ti contraddistingue, per così dire. Per il costante coerente Toro, una giornata ancora dei connotati un po' diversi dal consueto, una forma generale equilibrata ti contraddistingue se appartieni alla ultima decade, con questa presenza del Sole decisamente favorevole che ti consente di procedere e sentirti in maniera non soltanto equilibrata, ma appunto con questo senso della misura in un certo qual modo. Per quanto riguarda anche la vita sentimentale, se appartiene alla prima decade, continua a farsi sentire anche con questo tipo di energia la presenza di Venere, sempre a te propizia, che ti consente così di fissare dei punti fermi assieme all'eventuale partner o a qualcuno che vuole avvicinarsi a te per creare un rapporto con cui veramente parti con una sorta di cautela, con una sorta di calma rispetto magari a una certa enfasi che magari talvolta ti contraddistingue. Emotivamente, viceversa, se appartieni alla seconda e l'ultima decade, quest'oggi potresti anche in un certo qual modo scrollarti di dosso quel senso così di calma, di ponderazione, di quiete che ti caratterizza, per gettarti nella mischia con maggior enfasi, con maggior senso anche di competitività rispetto al consueto. Una luna così che potrebbe far emergere da te certi lati un po' più nascosti che non sempre emergono. Per quanto riguarda la tua concentrazione, sempre ottimale, una capacità da parte tua di porti all'occorrenza in ascolto anche di idee diverse dalle tue, con un senso di desiderare di trovare appunto un punto d'accordo con chi ti è vicino. Comunque risulta favorita da questa energia di Mercurio, favorevole ma comunque non così rapida, non così incisiva magari quanto ti aspetteresti, soprattutto su un piano di concretizzazione, su un piano di realizzazione immediata. Per quanto riguarda la tua operatività, il tuo direzionare le energie in senso costruttivo, in senso di realizzazione, Marte sposta piuttosto la tua attenzione verso ambiti così più astratti, più di curiosità, ma non per questo meno interessanti per te, e quindi sta a te, soprattutto se appartieni alla seconda decade,
poter cogliere questo tipo di energie e farle tue, per poi magari in un secondo tempo rilevarle in un senso magari più costruttivo, più appagante per te, per così dire. Per il frizzante e intelligente Gemelli, una giornata che evolve all'insegna di momenti intensi, momenti incisivi, momenti di combattimento anche in un senso positivo. Quindi, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, questa luna decisamente favorevole di oggi riesce così a tirar fuori i lati più appunto combattivi di te, i lati più incisivi, i lati più in grado di esternare un desiderio di importi, sia nel privato che in ambito professionale. C'è questa sorta di fuoco che emotivamente potrebbe emergere in maniera molto positiva, consentendoti magari di raggiungere dei punti importanti, delle situazioni che ti stanno a cuore e che appunto grazie a questa enfatizzata carica riesci a raggiungere ancora più facilmente. Per quanto riguarda la concentrazione, sempre ottimale per i nati della prima decade, non così rapida, non così raggiungente degli obiettivi con quei tempi che ti aspetteresti. Questo mercurio sì positivo, ma appunto leggermente rallentato da qualche giorno, che ti dà la possibilità comunque nel lavoro come nel privato di rapportarti con equilibrio, con empatia, con eleganza, con comprensione nei confronti di chi ti è vicino. Anche Marte propizio, se appartiene alla seconda decade, ti consente comunque di operare e darti da fare in vari settori con buona energia, con un buon tenore, non necessariamente costruttivo, ma così includendo nel percorso di vita tutta una serie di situazioni che risultano sicuramente stimolanti per te. Forma generale buona per i nati della prima decade, in ripresa per i nati della seconda, dopo gli ultimi giorni non proprio eclatanti, si fa sentire in maniera non troppo positiva per i nati l'ultima, questa presenza del sole in grado di smorzare così il tuo tenore energetico. Anche nella sfera sentimentale, graduale ripresa per i nati la prima decade, dopo i giorni scorsi non proprio eclatanti, mentre per i nati la seconda si farà sentire questa presenza di Venere in grado così di raffreddare quello che è il tenore del rapporto e farti apparire magari nell'ambito del rapporto con l'eventuale partner un po' così, non dico scostante, ma non così coinvolto e coinvolta quanto chi ti ama si aspetterebbe. E anche nell'ambito della possibilità di creare una nuova relazione è come se fossi così, non dico restio restia, ma non così portato a buttarti quanto normalmente fai. Quindi una giornata così nell'insieme con buone energie, ma anche con una sorta di passi indietro in un certo qual modo. Per il sensibile e emotivo Cancro, una giornata ancora dei connotati delicati, buona ripresa per quanto riguarda i nati la prima decade, per quanto riguarda l'emotività, l'umore. Forma generale nella media per i nati la prima e la seconda decade, ottimale per i nati l'ultima, con questa presenza del sole in grado di aiutarti a sentirti centrato e centrata e con dei punti fermi ben importanti. Anche a livello di rapporti sentimentali, rapporti affettivi, presenza importante di Venere per i nati la seconda decade in grado di farti sentire questo senso di sicurezza, in un certo senso parola magica per te, nell'ambito della relazione che stai già vivendo o nella possibilità appunto di partire magari con un nuovo rapporto con questa sorta di cautela, questa sorta di calma fin da principio, vivendo comunque una relazione che evolve secondo una gradualità che ti risulta appunto molto gradita. Per i nati la prima e l'ultima decade viceversa questa sorta di prassi per quanto riguarda questo ambito di vita più intima e privata. Umore viceversa non proprio eclatante per i nati la seconda e l'ultima decade, questa presenza lunare ancora così alterante quello che è il tuo equilibrio potrebbe così indurti ad avere delle reazioni così inconsulte, un po' brusche anche nei confronti di chi ti vuole bene, che potrebbe così rimanere spiazzato da appunto questa tua modalità che appunto non ti appartiene, che per oggi appunto potrebbe emergere in maniera non dico prepotente, ma sicuramente non così morbida come di consueto. Concentrazione ancora un po' in ribasso per i nati la prima decade, specie in ambito professionale, ottimale per i nati la seconda e l'ultima decade, mentre appunto per i nati la prima la modalità di esprimere certi tuoi punti di vista, il rapporto, portarti su un piano di parità con chi si interlaccia con te potrebbe così essere appunto un po' alterata da questa presenza di Mercurio appunto da qualche giorno, ancor più rallentante questo tipo di ambito di vita che ti riguarda, appunto più mentale, più di comunicatività. Viceversa Marte propizio per i nati della seconda decade è ancora motivo di enfasi per quanto riguarda la tua operatività, il tuo andare incontro a una serie di stimoli che possono essere motivo di curiosità,
curiosità, motivo di ampliamento dei tuoi, delle tue prospettive, dei tuoi punti di vista. Quindi c'è una direzionalità delle tue energie con questo senso. Per il maestoso e carismatico Leone, ancora una giornata decisamente ottima a livello emotivo. Ti senti veramente in gran forma, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, questa presenza della Luna ti dà comunque una carica giusta, non soltanto per ben figurare, ma anche per in un certo qual modo importi in tutti quei frangenti in cui è necessaria una sorta di rapidità di intervento, un precedere gli altri, un sbaragliare la concorrenza, come si suol dire, particolarmente utile anche in ambito professionale, ma anche eventualmente in ambito così privato, in momenti ludici, veramente sai importi come non mai. Forma generale nella media per i nati la prima e la seconda decade, mentre ottimale per i nati l'ultima, con questa presenza del sole che si fa sentire in maniera molto equilibrante. Anche la vita sentimentale per i nati la seconda decade evolve in maniera soddisfacente, con una particolare attenzione non tanto su quelli che sono i motivi di passionalità, di intensità del rapporto, quanto piuttosto il fatto di dar peso a quelli che sono i punti di fiducia, punti di stabilità e punti di importanza nell'ambito della relazione che state già vivendo. Quindi uno spostamento dell'attenzione appunto su questo tipo di binario, su questo tipo di attenzione del rapporto in essere, o anche nella possibilità di instaurare un rapporto che, così, più che all'enfasi del momento, pare direzionato su una costruttività anche in un certo qual modo futura. Concentrazione ottimale per i nati da prima decade, con questa presenza di Mercurio decisamente favorevole, una modalità non soltanto così carismatica, come suol dire, ma anche elegante, positiva, convincente, che ti contraddistingue, anche se non così rapida, non così incisiva quanto ti aspetteresti per quanto riguarda appunto dei risultati, soprattutto a livello professionale. È un Mercurio positivo, ma così leggermente rallentante anche per te. Marte favorevole per i nati della seconda decade, emotivo anche per te, di grande energia, grande enfasi su un piano non tanto di costruttività, ma quanto di direzionalità appunto delle tue energie verso contesti nuovi, contesti in grado di appagare il tuo lato più intellettuale, il tuo lato più astratto, il tuo lato più curioso, per così dire. Quindi un Marte che risulta comunque positivo per te. Quindi una giornata che evolve all'insegna delle energie in campo, anche diversificate, ma comunque tutt'altro appunto che noiosa. Per la metodica razionale Vergine, ancora una giornata dai connotati un po' particolari, energie in campo in un certo senso quasi eccessive per i tuoi gusti, una sorta di desiderio da parte tua, anche in un certo qual modo, non dico di porti alla finestra nell'attesa che le situazioni evolvano, le situazioni che evolvano anche in maniera anche troppo rapida rispetto a quelle che sono le tue aspettative, appunto potrebbero essere un motivo di scetticismo da parte tua, che invece preferisci, come di consueto, procedere con una sorta di maggior calma, maggior cautela, maggior prudenza, per così dire. Forma generale equilibrata per i nati l'ultima decade, con questo sole tuo alleato, e per quanto riguarda Venere, sempre tu alleata, sei, soprattutto tu che appartieni alla seconda decade, poter risentire della sua positiva influenza, e quindi di poter avere una sorta di garanzia per quanto riguarda la vita più intima, più privata, più personale, che riesce a evolvere con questo senso di calma, di relazioni lineari senza scossoni, quindi qualcosa di molto gradevole per te. Viceversa, per quanto riguarda l'operatività, se per i nati la prima e l'ultima decade c'è un buon equilibrio, per i nati la seconda continua a farsi sentire questo Marte non troppo favorevole, in grado così di poter alterare quella linearità, quell'indirizzare in maniera adeguata quelli che sono i tuoi sforzi per poter raggiungere un obiettivo con coerenza. Quindi un Marte che potrebbe così disperdere in un certo senso le tue energie, magari in troppe direzioni, in troppi contesti non ottimali. Quindi un momento così di ponderazione potrebbe essere ancora suggerito, per così dire. Per quanto riguarda la concentrazione, è sempre ottimale per i nati la prima decade, un Mercurio favorevole che ti aiuta sì a essere un punto di riferimento nell'ambito del gruppo di cui fai parte, in ambito professionale, ma anche nell'ambito privato, con una capacità d'ascolto, capacità mediativa enfatizzata, una capacità di esprimere in maniera molto compiuta, molto accattivante le tue idee, ma allo stesso tempo tutto questo è come se subisse una sorta di necessario rallentamento prima di poter evolvere, prima di poter procedere. Quindi più importante un momento di revisione più che non di incedere, di procedere per poi poter realizzare. Quindi positivo sì, ma con calma, per così dire.
Procediamo con l'estetica e creativa bilancia, giornata che evolve all'insegna di momenti delicati per quanto riguarda la tua emotività, soprattutto se appartieni alla seconda e l'ultima decade. La tua innata disponibilità all'ascolto, venire incontro alle esigenze di chi ti è vicino, quest'oggi potrebbe risultare un po' smorzata, c'è una carica così emotiva che potrebbe, non dico essere fragorosa, però così spiazzare chi ti è vicino, che è abituato a vederti molto serena, molto tranquilla, che quest'oggi potrebbe così vederti insolitamente, non dico sbottare, però sicuramente avere delle reazioni piuttosto brusche nei suoi confronti. Forma generale invece molto equilibrata per i nati l'ultima decade, questo sole che ti consente di avere un buon centramento, fissare dei punti fermi importanti prima di poter procedere, avere anche un approccio tutto sommato abbastanza distaccato. Anche nella vita sentimentale ci pensa Venere propizia, se pertiene alla seconda decade, a darti una buona carica, una capacità di vedere, fra virgolette, quelli che sono i punti di forza della relazione che stai già vivendo, più che non a viverla con quell'intensità, con quel coinvolgimento che magari a volte risulta prioritario per te. Quindi un momento di positivo rallentamento, non dico di pausa, nella relazione che stai già vivendo rispetto magari a quell'intensità che spesso la coinvolge, o anche nella possibilità, se desideri stare in un nuovo rapporto, di partire con questa sorta di prudenza che risulta veramente positiva nell'ambito della possibilità di costruire un rapporto fin da principio molto saldo, molto duraturo, molto lungimirante, per così dire. Concentrazione ottimale per i nati della prima decade, con questo mercurio positivo che ti consente di sentirti perfettamente a tuo agio in una situazione, questa presenza mercuriale che, seppur rallentante, enfatizza appunto più che mai questa tua capacità elegante, estetica, convincente di proporre delle idee, di esternarle e anche di fungere da mediatore e mediatrice in tutte quelle situazioni, in professionali e non, in cui c'è bisogno appunto della tua presenza attiva per giungere a un dunque che possa soddisfare tutti. Quindi è una giornata che nell'insieme ti riserva comunque buone situazioni, nonostante appunto un'emotività che potrebbe così essere un po' spiazzante per te, per così dire. A livello di operatività, Marte è decisamente favorevole, se appartiene alla seconda decade, continua a darti la spinta giusta, la carica giusta per far tuoi una serie di stimoli decisamente molto interessanti, molto enfatizzanti, in senso positivo, la tua curiosità, quindi tutt'altro che noiosi come tipo di possibili raggiungimenti con una buona carica energetica. Proseguiamo con lo strategico e occulto Scorpione, giornata ancora di enfasi, di carica, di energia che va al di là di quanto normalmente tu non sia abituata, quindi rispetto a quella tua tendenza tutto sommato a lasciare spazio, lasciare agire chi ti è di fronte, poi dare la zampata vincente appunto con quel tuo normale approccio strategico, nella giornata di oggi è come se lasciassi da parte questa sorta di appunto strategia e fossi più disponibile a buttarti nella mischia senza starci troppo a pensare, quindi un'emotività più enfatizzata, un'incisività, uno spirito combattivo che potrebbe emergere ancora più del consueto in ambito professionale o anche più generale nell'ambito privato. Per quanto riguarda la forma generale, una buona presenza del sole ti consente di sentirti in perfetto equilibrio se appartieni alla ultima decade, mentre per quanto riguarda la vita sentimentale, per i nati della seconda decade si fa sentire questa presenza venusiana molto positiva, molto equilibrante, molto stabilizzante, quello che è già un rapporto in essere, o la possibilità di partire fin da principio con una nuova relazione che appunto procede con una sorta di gradualità, una sorta di calma e di prudenza, senza enfasi, senza quella passione magari che normalmente contraddistingue la tua vita sentimentale in questo settore di vita più privata, per così dire. Concentrazione buona per i nati della prima decade, un mercurio sempre favorevole che ti consente di esprimerti con maggior disponibilità all'ascolto rispetto al consueto. Non è il momento di correre, un mercurio comunque lento, fra virgolette, con questo particolare suo moto che potrebbe così portare possibili anche disguidi, possibili ritardi, ma comunque un mercurio per te positivo che ti consente comunque di ben posizionarti nell'ambito degli scambi di idee, degli scambi di prospettive, anche con soci, collaboratori, colleghi con cui magari instauri dei dialoghi dalle finalità appunto costruttive, per così dire.
Quindi una giornata che nell'insieme ti vede posizionato e posizionata, magari in maniera diversa rispetto al solito, ma comunque in maniera positiva. Per l'ottimista e avventuroso Sagittario, ancora una giornata dei connotati decisamente molto intensi, molto incisivi, forma generale nella media per i nati la prima e la seconda decade, leggermente in calo per i nati l'ultima, con questa presenza del sole che appunto si fa sentire, in grado appunto di smorzare questa buona carica generale. Ci pensa però la luna propizia, se appartiene alla seconda e la terza decade, a darti la carica giusta a livello emotivo, slancio, carica con coraggio, una combattività decisamente molto enfatizzata e quindi una possibilità anche di importi in tutti quei frangenti in cui è necessario così un colpo di mano per raggiungere un obiettivo. Buona ripresa per quanto riguarda la vita sentimentale per i nati la prima decade, mentre per i nati la seconda si fa sentire questa presenza di Venere che potrebbe così apportare questa sorta di velo di distacco nell'ambito della vita sentimentale, sia che si tratti di una relazione già in essere con l'eventuale partner, sia nella possibilità di installare un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace o sei tu a poter piacere, e in cui appunto potresti avere un atteggiamento molto così eccessivamente riflessivo, eccessivamente cauto prima di tuffarti appunto nel nuovo rapporto. Quindi momento di possibile quiete. Operatività nella media per i nati la prima e l'ultima decade, mentre per i nati la seconda si fa sentire questa presenza di Marte che potrebbe così farsi sentire ed alterare quella linearità di incedere che normalmente ti contraddistingue. Quindi entusiasmo sì, ma un entusiasmo che sembra un po' così direzionato in troppe direzioni diverse, potrebbe risultare controproducente per te. Quindi un momento di cautela risulta appunto ancora per i nati la seconda decade consigliabile nella modalità di direzionare le tue energie. Per il pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata dei connotati delicati, buon equilibrio per quanto riguarda la forma generale, grazie al sole propizio, se appartiene all'ultima decade, anche nella sfera sentimentale, Venere continua, se appartiene alla seconda decade, a dare questo senso di posatezza, questo senso di stabilità, questo senso di quiete, di mare tranquillo, mare calmo per quanto riguarda il rapporto che stai già vivendo, o la possibilità appunto, se desideri, partire con un nuovo rapporto con una notevole cautela, con, come si suol dire, con i piedi di piombo. Viceversa, per quanto riguarda la tua emotività, sempre se appartiene alla seconda e l'ultima decade, si fa sentire ancora questa presenza lunare in grado di alterare quello che è la tua consueta modalità molto posata, molto graduale di porti, e potrebbe enfatizzare certe tue posizioni piuttosto brusche, piuttosto così ruvide nei confronti di chi ti è vicino, anche di chi ti vuole bene. Una cosa molto temporanea, potrebbe farsi sentire ancora per oggi, ma appunto certe tue reazioni a livello emotivo potrebbero risultare così un po' così abbastanza ostinate, abbastanza durette per così dire. Per quanto riguarda la concentrazione, ottimale per i nati la seconda e l'ultima decade, viceversa per i nati la prima, si fa sentire ancora questa presenza di Mercurio più che mai smorzante, quello che il tuo incede, il tuo concentrarti, quindi sempre un po' rallentante, un po' così creante un senso, non dico di confusione, ma non di linearità del tuo modo di esprimerti, del tuo modo di comunicare come di consueto, in ambito professionale in particolare, ma un po' in generale anche nel privato. Quindi momento ancora un po' delicato, per così dire. Situazioni tutto attorno a te, motivo di ricerca, motivo di catalizzazione del tuo interesse, se questo può essere di tuo interesse. Non sono situazioni necessariamente costruttive, utili, ma sicuramente le energie in campo sono tali che ti danno la possibilità, se lo desideri, di allargare certe tue prospettive. Per il frizzante e anticonformista Acquario, ancora una giornata che evolve all'insegna di situazioni ricche, stimolanti e soprattutto in grado di suscitare in te non soltanto entusiasmo, ma anche un desiderio di tuffarti nella mischia con enfasi, con coraggio, con slancio. Soprattutto se appartieni alla seconda e l'ultima decade, questa carica emotiva conferitati dalla luna si fa sentire sia nel privato che in ambito professionale, consentendoti anche di posizionarti come dire un attimino prima rispetto a chi ti è vicino. Quindi questa sorta anche di atteggiamento competitivo risulta comunque enfatizzato dalla luna di oggi e essere comunque positivo per te.
concentrazione ottimale per i nati la prima decade, con questo Mercurio sicuramente molto positivo, non con un'energia così rapida, così coerente quanto magari ti aspetteresti, ma comunque positiva. Quindi modalità da parte tua anche di coinvolgere chi si interfaccia con te a livello professionale, collaboratori, soci, colleghi, anche su prospettive magari più estetiche, più creative, più diversificate rispetto a quello che è una prassi normale, ma comunque una modalità che per il momento procede con una sorta di andamento più lento appunto rispetto al consueto. Stessa cosa per i nati della seconda decade, c'è sempre questa enfasi grazie a Marte favorevole di andare incontro a tutta una serie di situazioni nuove con entusiasmo, con carica, con capacità di come dire, far tuoi tutta una serie di stimoli che poi magari in seguito potranno essere, per così dire, utilizzati, ma che per il momento è come dire, l'aspetto della raccolta ad essere prioritaria, ad essere maggiormente importante. Per quanto riguarda la vita sentimentale, c'è una sorta di prassi di media, un momento in cui le energie in campo non sono motivo di priorità per quanto riguarda la passione, l'intensità dell'emozione, quanto più appunto quello che sono le stabilità dei rapporti. Quindi la giornata che comunque risulta non priva di momenti interessanti e appunto tutt'altro che noiosa per te. Concludiamo con il profondo e fantasioso Pesci, giornata che evolve all'insegna di buona ripresa, energie in campo anche diverse rispetto al consueto, appunto ripresa per quanto riguarda la forma generale per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima si fa sentire questa presenza del sole un po' smorzante, quello che è il tuo consueto tenore energetico. Per quanto riguarda la vita sentimentale, anche per i nati la prima decade graduale ripresa, buona positività e buon equilibrio per i nati l'ultima, mentre Venere non troppo favorevole si fa sentire per i nati la seconda, in grado così di smorzare per certi versi così quella tua enfasi di romanticismo, di apertura, di sensibilità, e così potrebbe essere motivo di raffreddamento, per così dire, del rapporto già in essere, o nella possibilità, se così desideri instaurare un nuovo rapporto, di tuffarti nello stesso con quella fiducia che solitamente hai. Quindi tutt'altro, potrebbe essere appunto motivo di fare più un passo indietro che non un passo avanti. Buona operatività per quanto riguarda i nati la prima e l'ultima decade, per i nati la seconda viceversa si fa sentire questa presenza marziana ancora così leggermente dissonante, in grado di alterare quello che è il tuo incedere e che quindi ti suggerisce di ottimizzare i tuoi sforzi e direzionarli in maniera così più compiuta, onde evitare così di disperdere le tue energie in troppe direzioni diverse. Per quanto riguarda la tua emotività, quest'oggi c'è questo senso diverso del consueto, un lato di te che continua a poter emergere, più incisivo, più in grado di, non dico pensare a te stesso rispetto agli altri, però in un certo senso anche sì, se di solitamente sei molto disposto e disposta a farti in quattro, come si suol dire, per chi ti è vicino, quest'oggi è come se emotivamente, in senso positivo comunque, spostassi l'attenzione su quelle che sono le tue esigenze, quelli che sono i tuoi punti di vista, i tuoi desideri, anche in un certo senso imponendoti una volta tanto. Quindi qualcosa che può essere comunque spostante la tua modalità rapportativa, ma perché no, anche in senso comunque positivo. Direi che anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se hai piacere di metterci dei commenti saranno molto graditi e sarà mia cura risponderti. Se vuoi attivare la campanella per le notifiche, se vuoi iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box sottostante. Ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo di domani, sempre qui sul mio canale alle ore 7 e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!